Benvenuti a questo appuntamento con speciale Telesveva, puntata quella di oggi dedicata alla musica classica, nello specifico ad un evento, quello che si terrà il 25 luglio prossimo a Palazzo delle Arti Beltrani. Si tratta della prima edizione di Sveva Classica 2019, ma ne parliamo subito con gli ospiti presenti in studio che vado appunto a presentare, la dottoressa Elisabetta Papagni, presidente del la Fondazione European Arts Academy Aldo Ciccolini di Trani, il direttore d'orchestra Marcello Cormio e il fondatore della Fondazione, nonché direttore artistico Alfonso Soldano. Grazie di essere qui. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, parliamo subito di questo evento, di questo appuntamento che si terrà appunto il giovedì, il 25 luglio. Come nasce l'idea di organizzare Sveva Classica e qual è l'obiettivo? Buonasera. Sveva Classica nasce con un duplice obiettivo, cioè in realtà con un obiettivo unico che vuole raggiungere due obiettivi. Continuare a valorizzare giovani talenti che vengono a frequentare i corsi pianistici all'Accademia Ciccolini, e quindi perché l'Accademia Ciccolini si occupa di alto perfezionamento pianistico e avviamento al concertismo, e quindi organizziamo anche concerti, però vogliamo valorizzare il nostro territorio e quindi anche quelli che possono essere degli scenari artistici, architettonici importanti come i Castelli Federiciani che proprio caratterizzano la Puglia imperiale, in un'ottica che non sia meramente cittadina. Noi siamo tranesi, però non abbiamo problemi ad estendere anche un po' e a valorizzare tutta la Puglia, e quindi abbiamo pensato ad un progetto che coinvolgesse la BAT, e quindi cominciando quest'anno dal Castello di Trani, dove purtroppo non possiamo tenere il concerto perché ci sono dei lavori diciamo in corso che non saranno completati il 25 luglio. Il prossimo anno sarà coinvolto il Castello del Monte, e invece poi il terzo anno, nel 2021, è il bellissimo Castello Svevo di Barletta. Parliamo della fondazione, che appunto è una fondazione stranese, però come si capisce anche insomma dal nome, European Arts Academy è di respiro internazionale. Qual è il fulcro delle attività di questa fondazione? La fondazione che nasce per volontà espressa del grande pianista Aldo Ciccolini, che con un endorsement scritto ha voluto donarci il suo nome, quindi nasce dalla volontà di creare proprio a Trani questa accademia che ha, ripeto, come scopo l'alto perfezionamento pianistico e l'avviamento al concertismo. Alfonso Soldano, pianista che è stato uno dei suoi allievi prediletti, ha raccolto il testimone perché l'endorsement era a suo favore, e quindi ha creato questa accademia esattamente nell'anno in cui il maestro è venuto a mancare. Naturalmente il respiro vuole essere internazionale, come internazionale era la figura del leggendario pianista. Perché dovrebbero venire da noi, da tutto il mondo, come in effetti stanno venendo, perché si è appena concluso un summer campus dove abbiamo avuto delegazioni da Shanghai, dall'Ucraina, e vengono perché la docenza è di altissimo livello, il vicepresidente il maestro Pierluigi Camice, il direttore artistico il maestro Alfonso Soldano, che comunque questa e quindi naturalmente questo costituisce un volano, ce ne sono tantissimi altri, costituisce un volano per attrarre giovani talenti da tutto il mondo. Ecco appunto, lei ha deciso di fondare questa accademia nel 2015, qual è la mission? Il nostro target, buonasera innanzitutto, il nostro target è quello di continuare l'ideale artistico del maestro. Io ho incontrato il maestro in giovane età, il nostro percorso è quello di aver concepito l'arte come qualità. Lo slogan più importante è che appunto la qualità fa bene, anche quando non viene concepita meramente come un fatto produttivo.
Sono dell'avviso quindi che è produttivo anche solo il fatto di non renderci isolati come regione italiana o prettamente come regione turistica, perché appunto in questo istante, oltre alle delegazioni sono appena tornate alla base da Shanghai e dall'Ucraina, c'è una bella delegazione di operisti, di cantanti lirici da New York. Quindi abbiamo veramente fatto in modo di attrarre i giovani e quelli di talento e coinvolgere anche professori internazionali, perché il professore che è venuto, la docente Jin Xianxie, che è una delle pianiste più importanti della Cina, è venuta come visiting professor anche per i nostri studenti, per i nostri talenti, perché fondamentalmente Aldo, il maestro, come amava essere chiamato per nome, è un po' social, quindi un po' controcorrente. Lui desiderava puntare sui giovani, ci credeva tanto nei giovani, ed è forse per questo che ha concesso solo a noi questo onore, perché vedeva che insomma cercavamo di coltivare, non solo formare, ma permettere la produzione dei giovani stessi, perché è importante l'educazione quanto la produzione effettiva. E le attività che noi facciamo concertistiche, premiando giovani di talento, servono proprio a questo, all'atto finale. Ecco, sono tanti i giovani che si avvicinano alla musica classica oggi? Io farei rispondere anche il maestro, che insomma è stato... Direttore, buonasera. Buonasera. Sì, io penso che siano sempre di più i giovani che si avvicinano alla musica. Io vivo negli Stati Uniti, quindi ho un po' più una visione internazionale. Però non sono mai abbastanza dal mio punto di vista, c'è sempre qualcosa che possiamo fare in più per questo. È chiaro che la musica classica è spesso vista come musica d'élite, come appunto l'artista chiuso nella Torre d'Avorio, difficile da raggiungere, e quindi c'è moltissimo da fare in questo senso. È una missione che tutti dobbiamo prenderci, semplicemente perché davvero arricchisce e amplia gli orizzonti. Un giovane che si affaccia alla vita, io ho una piccola figlia di 6 anni, la vedo alle prime armi col violino e mi rendo conto di come l'esperienza musicale arricchisca e offra una dimensione in più. E la musica, secondo me, va concepita appunto a tutto tondo, a 360 gradi. Ci si può avvicinare alla musica classica studiando, facendo l'esperienza dei concerti, che devono sempre di più essere portati al pubblico. Avvicinando tutti i giovani e i meno giovani alla musica, all'esperienza di ascoltarla, e poi ovviamente nelle varie gradazioni arrivare fino al livello di questa missione encomiabile dell'Accademia Aldo Ciccolini, che invece è a livello massimo dell'alto perfezionamento, dei giovani che veramente hanno investito per una carriera musicale e vogliono avere l'opportunità di studiare con docenti di spessore internazionale e poter veramente capire, come diceva il mio amico Alfonso, non solo come si impara, ma poi come si produce la musica e come si può offrirla al grande pubblico. Ecco, a proposito di giovani, prima di parlare poi della serata del 25, a proposito di giovani, ci saranno al pianoforte, appunto, si esibiranno i due vincitori del concorso Sveva Classica 2019, Chiara De Quarto e Irene Gaggioli, che appunto debutteranno con l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, che sarà appunto diretta dal direttore Cormio. Il concorso è stato concepito a più step, proprio per dare una maggiore capacità di selezione, dato che oltre ad un cospicuo premio in denaro, la possibilità di frequentare i nostri corsi, quindi una vera e propria scholarship per favorire i migliori talenti, abbiamo prima di tutto avuto una selezione dei curricula, ovviamente, questo è stato ed è solo uno start del nostro progetto triennale, e poi magari, perché no, ambito istituzionalizzato, perché così possiamo mettere in luce alla fine qualcuno che vale, come è giusto, perché non è vero che in Italia non ci sono premi per chi merita. Assolutamente. Quindi credo che anche questa è l'immagine che dobbiamo dare all'estero attraverso questi eventi e promuoverli al meglio. Prima di tutto abbiamo valutato i curricula pervenuti, dopo di ciò abbiamo operato una selezione diretta
il 20 di giugno con un'apposita commissione fatta di docenti di conservatorio, oltre che del direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari. E abbiamo ascoltato i solisti nelle loro performance al completo dei concerti, quelli che si sono appunto sono stati selezionati per la performance. E dopo di questa selezione ne è avvenuta quindi un'altra che ha portato all'annuncio di questa prima serata, ecco, di questi primi vincitori. Benissimo. Quindi, e avremo anche un bonus, perché dopo ci sarà anche il premio della critica nella serata, anche per un'ulteriore borsa di studio per incentivare, per supportare i giovani talenti. Ecco, allora entriamo nel vivo della serata. Che certo. cosa ascolteremo? Cosa ascolteremo appunto? Sì, innanzitutto volevo dire che, ricollegandomi al discorso di prima, questo è un esempio di come il modo di fare musica può avere più dimensioni e abbracciare tante cose diverse, perché è una produzione, quindi offriamo un concerto di spessore con musiche bellissime a un pubblico, e allo stesso tempo però stiamo lanciando la carriera di giovani pianisti. E quindi la serata è incentrata sul concerto per pianoforte e orchestra, essendo i vincitori, le vincitrici, due pianiste, si esibiranno al pianoforte. Diciamo che la vetta massima dell'esibizione per un solista è appunto suonare accompagnati dall'orchestra, quindi il concerto per pianoforte e orchestra è appunto un brano musicale in cui l'orchestra accompagna il solo del pianoforte. E avremo due concerti perché ci sono due vincitrici, quindi un doppio bonus per il pubblico. Chiara De Quarto eseguirà il quarto concerto di Beethoven per pianoforte e orchestra, e Irene Gaggioli eseguirà invece il secondo concerto di Chopin per pianoforte e orchestra. Essendo stato invitato a dirigere questa serata, io ho pensato anche di iniziarla con un'ouverture, che mi sembrava appunto un modo adeguato di aprire così la musica, il sipario su questi due concerti. Quindi all'inizio eseguiremo un altro pezzo di Beethoven, l'ouverture del Coriolano, è una breve ma molto intensa beethoveniana per eccellenza ouverture. Poi appunto il quarto concerto di Beethoven. Beethoven ne ha scritti cinque, e il suo quarto è forse il più poetico e il più spirituale dei concerti. E poi concludiamo invece col secondo concerto di Chopin, un concerto scritto in gioventù. In realtà è stato il primo dei due scritti da Chopin, ma pubblicato dopo, ed è un pezzo gradevolissimo. Siamo nel pieno del romanticismo, quindi melodie estremamente cantabili, e virtuosismo pianistico di livello squisito, e quindi veramente ci saranno tutte le opportunità per questi due giovani musicisti di mettere in mostra il loro grande talento. Io arrivo oggi dalle prove che ho fatto stamattina a Bari con l'orchestra, abbiamo fatto la prima prova e domani abbiamo la seconda, e quindi ci stiamo preparando, riscaldando per questa grande occasione. Benissimo. Dopo questa serata ci sono altre attività previste appunto dalla Fondazione? Sì, ci sono diverse attività già programmate, in programmazione. Naturalmente riprenderà la nostra attività tipica, quindi di questi corsi di alto perfezionamento. Posso anticipare che l'Accademia ad ottobre si aprirà anche all'estero, cioè andrà all'estero. Sto chiudendola, quindi non lo dico perché vorrei chiudere prima questa, non lo diciamo, però insomma sarà presentata all'estero con il direttore artistico, con il maestro Soldano. E noi continuiamo sempre in quello che è il nostro progetto di valorizzazione dei giovani talenti, cioè questa è la nostra mission, e che verrà articolata in tutte le forme possibili. Quindi oltre a fornire questa docenza di altissimo livello, anche fornire occasioni a questi talenti per poter suonare in pubblico e quindi avviarli alla carriera concertistica, sia nazionale sia anche internazionale, perché poi alla fine tutti parlano dei giovani, ma non ci sono molte attività veramente che valorizzino i giovani talenti e il merito, e noi in questo pensiamo di aver
come dire, individuato un percorso, quello musicale, che innanzitutto valorizza appunto i giovani e i giovani talenti e d'altra parte apre anche un solco per una maggiore diffusione della musica classica, che non deve essere, a mio avviso, concepita come musica di élite, ma così come non c'è bisogno di essere scrittori per essere amanti della lettura, così non bisogna essere musicisti per essere amanti della musica in genere, in particolare di quella classica. Ricordiamo che il luogo dell'appuntamento starta a che ora? L'inizio a che ora? Alle 20:30 Palazzo Bertrani a Trani. A Trani, perfetto. La cornice di terrazza Sant'Orsola. Nella cornice di terrazza Sant'Orsola, grande artista jazzista tranese, purtroppo scomparso prematuramente, a cui si è pensato di, la città ha pensato di dedicare questa bellissima corte in questa splendida struttura stanese, Palazzo Bertrani, che sarà una degna cornice per questo bel concerto. È bello appunto quando la musica si unisce anche alla valorizzazione, certo, del patrimonio architettonico, certo, del territorio. E l'intenzione che avete di fare appunto anche nelle prossime date. Assolutamente, sì. D'altra parte abbiamo già realizzato tanti concerti nelle nostre bellissime strutture, sia nel Castello di Trani in passato, nel Castello di Svevo di Bari in occasione della Festa della Musica il 21 giugno, abbiamo suonato tante volte nella splendida Cattedrale di Trani. Talvolta non avere dei contenitori idonei, dei teatri, può costituire uno stimolo per valorizzare altri contenitori culturali che meritano altrettanto attenzione e che forse ci hanno lasciati i nostri avi e forse è il caso che possano diventare dei contenitori culturali di musica in particolare. Esatto. Benissimo, io vi ringrazio di essere stati qui, ringrazio noi. La dottoressa Elisabetta Papagni, il direttore d'orchestra Marcello Cormio, grazie, e il fondatore della fondazione Alfonso Soldano. Grazie appunto di essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito, arrivederci.